Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruni. In questo momento mi trovo a Pontianak, in Indonesia. Sono in un museo e ci ho messo un po' a trovarlo perché ho scoperto una cosa che un baco circa il navigatore di Google Maps sui sistemi Android. Pontianak è una città molto particolare. Io mi trovo esattamente sulla linea equatoriale, proprio sullo zero, diciamo, sul parallelo zero. E alla mia destra abbiamo l'emisfero nord del mondo e alla mia sinistra l'emisfero sud. Un punto molto particolare, in questo punto il GPS impazzisce. Non mi dava nessun errore di locazione, però a un certo punto io mi vedevo apparire a 100 metri di distanza in continuazione, cambiavo di posizione, eppure lo strumento mi dava che il punto era preciso. Ecco, il punto zero sparisce. Il mio sistema Android non ha mai avuto questo effetto viaggiando tantissimo, quindi lo imputo un baco che si presenta stando sulla linea equatoriale. Che bello, sono all'equatore, un po' nella parte Antartide e un po' nell'emisfero settentrionale. Ecco, bellissimo. Ok, non era di questo che vi volevo parlare, ci ho messo un attimino, visti i disguidi sul GPS, a trovare il punto esatto. Mi sono portato in un altro luogo, poi sono riuscito visualmente a trovare questo museo che è in fase di costruzione. Stanno lavorando un cantiere bellissimo, vedere che fanno le impalcature nel materiale più moderno e sofisticato al mondo, ovvero il carbonio. E infatti abbiamo le impalcature fatte con le canne di bambù. Il bambù, come voi saprete, visto che siete andati a scuola, è carbonio, una fibra naturale di carbonio, per cui è leggerissimo e resistentissimo. È il materiale migliore per fare l'impalcature. E non indovinerete mai dove questa volta ho appoggiato la mia macchina fotografica per fare il videoclip. Questa volta la macchina fotografica l'ho appoggiata sul pisello di un mostro raffigurato in un totem. Ecco, vi farò vedere, poi continuerà la nostra panoramica. Ecco qua, non ci credevate, poteva sembrare impossibile, è l'unico posto che avevo qua per appoggiare la macchina fotografica, questo bellissimo totem. E siamo qui in questo villaggio museo per il turista. Ci sono chiaramente gli studenti e qui adesso abbiamo il famosissimo ponte di legno, che è caratteristico proprio dell'Indonesia. Abbiamo attraversato il ponte di legno, abbiamo in giro vari turisti, la gente si lava, per cui sono abituati, tanti studenti sono nati nella giungla, siamo nel Borneo, la gente si lava nel ruscello. Quindi abbiamo un altro che ci saluta, è molto simpatico. Qui abbiamo, non so che cos'è, è coperto da un telo, cerchiamo di non calpestare le aiuole, anche perché non è bello, non lo so se si può fare, magari non c'è nessuna indicazione, però cerchiamo di camminare sul calpestabile. Qui abbiamo delle bellissime raffigurazioni, ecco qua, sono raffigurati degli uccelli che si incontrano nella foresta del Borneo, gli uccelli che si incontrano nella giungla, con i colori nazionali. E ecco qua, qui abbiamo gli studenti che hanno un passo molto particolare. Ecco, io non conoscevo questo passo, hanno un passo particolare per camminare nell'erba. E lì più avanti abbiamo anche, ecco, qui abbiamo anche un'esibizione, un allenamento di tipo folcloristico. Ecco, questi qua sono i nuovi John Travolta della generazione indonesiana. Il mio giro continua perché lì ho visto una bellissima costruzione
di legno, andiamo a vederla, andiamo ad esaminarla molto più da vicino. No, è bello questo posto, interessante. Vi rendo anche a voi un po' partecipi, che dite sempre che non vi faccio mai vedere niente di interessante. E questa volta, ecco, lì andrò dopo. Ah, lì c'è un buffet, si mangia sbaffo, ecco, sicuramente si mangia sbaffo. Vedo lì che si servono da soli il punch. Dopo andremo lì un po' a servirci, andiamo lì a mangiare a sbaffo. Ecco, qui abbiamo, è un ricevimento, abbiamo la gente vestita in maniera molto elegante e vengono accolti, noi ci teniamo un po' anche a distanza perché non siamo invitati. Ecco, qua abbiamo questo bellissimo ricevimento, potrebbe essere, ecco, come mi era successo a Kuching sempre, di capitare in un ricevimento e stringere la mano alle autorità locali. Poi ho scoperto anche che la donna che rappresenta il ricevimento era anche famosa, perché era esposta nel museo dedicato al femminismo di Kuching. Eccoci qua, qui abbiamo dei legni intarsiati. Ecco, sicuramente queste cose qui le abbiamo viste anche girando nella foresta, ma autentiche, qui le abbiamo un po' riportate nella città. Ed il giro continua. Ecco, qui abbiamo delle piccole imbarcazioni ricavate dal legno, molto belle, sono fatte tutte in un blocco unico. E se loro sono adesso, se dovessi attraversare io un guado su questa imbarcazione, affondo sicuramente, ma loro sono di corporatura minuta, sono molto piccoli, per cui rispetta sempre che sia un'imbarcazione, perché potrebbe benissimo anche essere un sarcofago questo coperchio, non lo so, visto che non c'è nessuna indicazione. No, comunque non può essere al coperchio per chiudersi, perché adesso io la vedo così la cosa, non può essere un sarcofago perché ha l'aerodinamica anche per navigare nell'acqua, non l'aerodinamica, la dinamica dei flussi è quella, se guardiamo sotto, per navigare dell'acqua. Il coperchio è dato da via del fatto che probabilmente loro in una viaggiano loro e in un'altra mettono le provviste, e visto che siamo in zona equatoriale ci possono essere delle precipitazioni fluviali molto violente, gli mettono il coperchio per evitare che in caso di pioggia improvvisa l'imbarcazione si riempia d'acqua rovinando le provviste o vada addirittura a fondo. Ecco, questo è un po' quello che ci ho visto io qui nell'imbarcazione fluviale di questo tipo. Ecco, il giro continua, andiamo più avanti. Ecco, qui abbiamo dei turisti che probabilmente vengono, saranno dei malesiani questi, che vengono qua, si stanno facendo una foto con l'autoscatto, sono contentissimi. Andiamo avanti, camminiamo, andiamo avanti. Eccoci qua, siamo giunti qui in quest'altro angolo che abbiamo una bellissima inquadratura. Andremo lì più avanti, che abbiamo una capanna, la famosissima capanna indonesiana. Eccoci qua, questa è una capanna indonesiana tipica. Ecco, sono tutte costruzioni molto minute, ma occorre tenere presente, io ho conosciuto i popoli della foresta, li ho incontrati, ho avuto modo di parlare con loro, non arrivano al 1,55 m, per cui tutto va anche rapportato a quelle che sono le loro altezze. Ecco, probabilmente sotto funge un po' da... sotto non ci vivono loro perché sono delle palafitte, no? E magari ci possono tenere qualche cosa o svolgere delle attività del giorno, e loro si accucceranno sicuramente di sopra. Ecco qua, non guardare dentro non è interessante, vuoto.
E più avanti abbiamo un'altra serie di costruzioni molto, sono costruzioni da cartolina molto belle, e io direi adesso di chiudere qui con questa stupenda inquadratura. Chiaramente continuate a seguire i miei video sulla Malesia, ve la do io, scusate, sull'Indonesia, ve la do io l'Indonesia, ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti.